Ciao amici, benvenuti in Cucina con Mauro. Oggi vedremo come preparare gli asparagi bianchi cotti al vapore. Dopo vediamo una preparazione un po' così veloce, cosa fare. Iniziamo a tagliare via gli ultimi 2 centimetri, che è la parte più coriacea. E poi prendiamo con un pelo patate, andiamo a togliere tutte le filamenti interni esterni. Così. Facciamo così con tutti, oggi è una ricetta velocissima. Eccoli qua i nostri asparagi, adesso andiamo a dargli una sciacquata. E quello qua lo scatto. Adesso ci vediamo ai fornelli, ho messo una pentola, acqua non salata che li salerò dopo. Ecco l'acqua che bolle, mettiamo gli asparagi. Per le quantità non ve l'ho detto, che alla fine sono mezzo chilo. Adesso andiamo a portare in cottura più o meno 15-20 minuti, poi controlliamo con un coltello la forchetta, vediamo come entrano. Si entra bene perché sono pronti. Ecco che sono passati circa 18 minuti e sono cotti. Vedete che la forchetta entra. Adesso andiamo a scolare, volendo sono già pronti così da mangiare. Un po' di sale, sono pronti. Adesso andiamo a ripassare in padella. Ecco qua che li scoliamo. Quello che poi deve avere di più quantità non c'è problema, perché veramente mettete dentro tanti e pochi, ne fate quante ne volete, non c'è una quantità precisa. Ok, adesso prendiamo una pentola, tanto non è tanta roba, diamo un filo d'olio, se la gente vuole sponsorizzare ben contento, eh. Finito qua, prendiamo un aglio, buttiamo dentro e mettiamo sul fuoco. Adesso prendiamo i nostri asparagi, li tagliamo a pezzettini, scottano ancora parecchio, tra l'altro. Ciao Saglio, vorrei uno, buono, anche così, senza sale. Un po' grandi, ecco, più o meno così, dai. Ci vediamo in fornello. Mettiamo sul fuoco con un po' di aglio, facciamolo rosolare. Adesso che l'aglio è un po' rosolato, andiamo a mettere dentro gli asparagi. Andiamo a salare, che non abbiamo ancora salato. Mettiamo dentro un po' di pepe bianco. Molto. E ci vuole. Ok. Tra un paio di minuti sono pronti. Eccoli qua, i nostri asparagi ripassati in padella. Ricetta facile, semplice, veloce. Mi raccomando, se vi piace le ricette, scrivetevi, lasciate un bel like e fate quello che volete. Ciao ciao!